Rieccoci insieme, stiamo parlando di nuoto e pallanuoto e non solo, anche di gossip. Vabbè, 080 501 9998 per le vostre telefonate in diretta. Fra poco vi faremo ascoltare cosa ha detto Marotta in conferenza stampa poco fa, per sapere insomma come ha vissuto questa doppietta che se non altro gli dà fiducia per il proseguo del campionato. Abbiamo un amico in linea, pronto? Ciao, ciao Luigi, sono. Ciao Luigi, ciao. Oh, niente, io volevo fare un appello. Prima di tutto, volevo chiarire che io non volevo offendere il professor Antonucci, quindi mi dispiace quello Va bene, va bene. spettatore Amen, che amen. chiamo dopo che mi dice Va del bene, fa delinquente. niente, fa niente. Io sono 40 anni che vado allo stadio, 40 anni che soffro, tu lo sai, tu conosci la mia storia, mi conosci abbastanza Sì. bene. Niente, io volevo fare un appello a tutte le parti, cioè senza fare proclami, cioè agli ultras, ai tifosi veri, a quelli della curva, a quelli dell'antistadio, a tutti quanti. Cioè, noi dobbiamo fare qualcosa per liberarci dei matarrese, perché è il problema di Bari sono i matarrese. Io sono 40 anni che vado allo stadio, allora ti faccio un esempio. 91-92, Plate Boban, a novembre eravamo in Serie B. Bolchi, Cowens, Rideout, a novembre eravamo in Serie B. L'anno scorso siamo stati la barzelletta d'Europa. Quindi il problema è l'incompetenza dei matarrese. Sei stato Quindi chiarissimo. allora io mi appello, no, io mi appello a tutti quanti, agli ultras, ai tifosi. Adesso sto vedendo dagli interventi che stanno facendo Sì. vari spettatori che finalmente hanno fatto i baresi un salto di qualità. Finalmente stanno capendo che non si può vivere in questo modo, cioè Bari non merita, cioè, queste situazioni. Allora io ripeto, facciamo una raccolta di firme, uniamoci in piazza Prefettura, facciamo qualcosa, Vabbè, facciamo sei stato capire chiaro. Sei stato chiaro, ai sei stato matarresi chiaro. che noi non li vogliamo più a Va Bari, bene, non sei li stato chiaro, vogliamo sei più a stato chiaro. Bari. Grazie Luigi per il tuo intervento, ma il problema del Bari secondo te è Matarrese? Ma ci sta un'alternativa a Matarrese, io questo mi chiedo. In un momento di crisi economica, almeno io a quello che leggo, perché non so i fatti, però sembrerebbe che poi alla fine non c'è un'alternativa. Hai questo dubbio, tu Gigi? No, la stessa cosa, senti, purtroppo mio nonno diceva, le migliori società a Bari sono quelle dispari inferiori a 3. Non c'è spirito associativo. Partono le cordate, però la corda poi si spezza dopo due o tre riunioni, chi deve fare il presidente, questo lo voglio io, purtroppo. È un male comune in questa città. Meno male, a questo punto ci dobbiamo accontentare. Come giustamente ha detto Attolico, il fatto di stare in B almeno ti porta ad avere qualche speranza, perché se nella ipotesi negativa è a finire nelle categorie minori, veramente il calcio poi finisce in questa città. C'è Marotta alle nostre spalle, sentiamo cosa ha detto. Per un attaccante non segnare per un po' di tempo non è bello, quindi far gol mi dà fiducia. Diciamo che è venuta premiata la mia tranquillità, la mia voglia di fare, soprattutto mi sono sempre allenato con la massima tranquillità, non ho fatto un problema, però è normale che facendo gol è il giusto premio al lavoro fatto. Il primo rigore non ero teso, cioè non, assolutamente, perché tanto sapevo come calciarlo e dove tirarlo. Il secondo era molto più tranquillo del primo, anche perché il portiere non l'ho visto che facevo il balletto, capito? Voleva distrarmi, sono stato tranquillo, ho visto dove si buttava e ho calciato dall'altra parte. Che siccome io di M ne ho mangiata tanta, quindi non penso che 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 critiche mi potevano far pensare che io sia diventato scarso tutto all'improvviso. Siccome io sono stato in categorie molto minori di queste, non credo che sbagliare 2-3 partite avrebbe fatto pensare che io non ero più buono a giocare, ci mancherebbe altro. No, io sono stato sempre concentrato, sono stato sempre sicuro che sarebbe arrivato il mio momento e lo dovevo sfruttare. Per arrivare al calcio di torrente, di quello che conosco io, manca la fisicità in questo momento, sicuramente. Il calcio del mister è un calcio che spendi da morire, ma se stai bene fisicamente ti dà delle soddisfazioni incredibili perché riesci a giocare, riesci a divertirti, riesci a creare tanto. Quindi se noi riusciamo ad ottenere il massimo della forma fisica sicuramente ci potremo divertire. Noi crediamo molto nel lavoro che ci sta facendo fare il prof, Borgia, perché è vero che in questo momento l'ha messo anche lui, non stiamo bene fisicamente, non stiamo dando quello che possiamo dare, ma secondo la sua filosofia di lavoro,
più avanti staremo meglio degli altri, quindi noi ci fidiamo di lui e speriamo che sia così. Spero di diventare un attaccante importante per questa società, anche perché io sono legato al Bari per altri 4 anni, quindi spero di crescere nel Bari e fare qualcosa di importante per questa società e per i tifosi. È vero che ho fatto 2 gol, ma io voglio, e per me sono gol, perché magari tra 16 rigori all'anno, altri 10, io sarei contento uguale. Però gol su azione... Sì, no, io non c'è nessun blocco, credimi. No, me ne frega niente della gente a me falli parlare, io poi saranno i fatti a farli credere. Un tipo tosto, deciso. La spontaneità napoletana, insomma, meno male. Non male, come? Idee chiare, sì. Idee chiare, ha detto anche che ne ha mangiata tanta di M, quindi questo gli dà forza per guardare. Fatto, viene dall'interregionale, ha fatto camminare di C, di C1, C2, insomma. Però si vede che c'ha la grinta e la cattiveria necessaria. E poi, come diceva Francesca Torico, considerati i precedenti, anche... Fare gol su rigore è gol, insomma, non è mica semplice. 10 rigori all'anno. No, ma poi entra nella situazione in cui stava lui, entrare, tirare un gol decisivo, gli ha dato una botta, meno male che c'era la rete, perché si vedeva che sul primo rigore ha tirato fuori tutta la rabbia. C'è un amico in linea, pronto?